partita importante per noi, perché dovevamo portare a noi stessi delle conferme con cui andare avanti. Verona era una bella squadra, lo sapevamo, abbiamo portato a casa anche dei punti, oltre che sicuramente qualche conferma, siamo contenti. Sì, abbiamo fatto una gran bella cosa. E quello che dico è che non mi sento MVP della serie dell'incontro, ma la squadra è MVP, perché abbiamo dimostrato che abbiamo una panchina lunga, gli ingressi di Dante sono stati fondamentali, e il mio è andato bene, ma abbiamo avuto una svolta di carattere, diciamo, e abbiamo capito che tipo di partita era in corsa e l'abbiamo affrontata nella maniera ottimale, e siamo stati bravi, aggressivi, e ha fatto le cose tecniche giuste e alla fine è andata molto molto bene così. E il quarto set al Cardio Parma non finiva più. Beh, è stato bello per quello, no? Un palazzetto in agitazione, noi molto grintosi per non dire una parolaccia, bello, 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 sono queste le partite che dobbiamo vivere tutti, noi, chi ci viene a vedere, lo staff, tutti, bello. Sì, eravate un po' nervosi forse all'inizio? No, nervosi, adesso siamo comunque, non dico nervosi, forse abbiamo giocato contro una squadra che ha dato veramente il massimo e noi abbiamo faticato un pochino, abbiamo preso la dimensione della realtà in cui stavamo e abbiamo fatto veramente una cosa bella. E cosa ti auguri per il 2015? 2015 che di vedere il Pallapanini così sempre, quasi tutte le partite, adesso non voglio chiedere troppo alla gente, però sempre così e di continuare su questa strada. Mi auguro di stare bene in quello che faccio, veramente, perché è quello, di star bene giocando a pallavolo, di star bene con la mia famiglia, di star bene con i miei amici, non è che voglio tante cose nella vita, io voglio andare avanti così. Senti, tanti auguri allora. Grazie, tanti auguri anche a voi. Ciao. Ciao. Tanti auguri. Grazie.